Salvatore Quasimodo racconta la Seconda Guerra Mondiale nella raccolta giorno dopo giorno del 1947. Se Ungaretti, di fronte alla tragedia della guerra e alla morte, alla precarietà dell'esistenza, aveva espresso il suo desiderio incommensurabile di vita e di amare nelle poesie della raccolta Il Porto Sepolto, Quasimodo, dinanzi alla tragedia del Secondo Conflitto Mondiale, scrive che non ha più senso raccontare e scrivere versi. E allora, nella poesia Alle fronde dei salici, che si ispira al Salmo 137 della Bibbia, Quasimodo scrive: E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Le immagini sono molto forti. Il poeta decide di appendere le proprie cetre alla fronte dei salici, salici piangenti che sono simbolo di tristezza, di dolore, mentre la cetra rappresenta il canto, rappresenta la poesia, la versificazione. Che senso ha, si chiede il poeta, scrivere poesie? Che senso ha la letteratura, la bellezza di fronte alla tragedia della morte? Ai morti che sono sul ghiaccio, il cui cuore è schiacciato dal piede straniero, di fronte alla tragedia di una madre che vede morire il figlio che è crocifisso al palo del telegrafo, come tante altre volte Quasimodo mescola, unisce immagini che rappresentano il progresso e la tecnologia con immagini di morte, a voler denunciare come spesso la scienza e la tecnica sono sacrificate e vendute al guadagno e vengono utilizzate per lo sterminio. In questo caso il telegrafo rappresenta la nuova comunicazione, la crocifissione rappresenta il giusto innocente che viene sacrificato di fronte alla tragedia della guerra decisa da alcuni, dai potenti. E questa immagine della madre con il suo urlo nero sembra richiamare un'immagine cinematografica come Anna Magnani, quando corre e cade per terra, lei tutta vestita di nero, nel film Roma, città L'urlo nero è una potente ed efficace sinestesia ad indicare come l'urlo della madre è un urlo di morte. E allora il poeta decide di appendere la propria cetra e inizierà a cantare di nuovo quando la guerra sarà finita. Dello stesso tono ed espressa con lo stesso sentimento è anche la poesia Milano, agosto 1943. Scritta per i bombardamenti a cui è stata sottoposta Milano dagli alleati. Sotto le macerie ormai si trovano tanti cadaveri ed è inutile cercare in mezzo alla polvere perché la città ormai è morta. Si è udito l'ultimo rombo sul cuore del naviglio. Bombardamento che ha portato alla morte anche di un usignuolo che stava lì sull'antenna alta sul convento. Di nuovo un'immagine della tecnologia, un'immagine anche sacra, ad indicare che anche gli edifici più religiosi, più sacri sono stati sacrificati, vengono bombardati. La novità di questa Seconda Guerra Mondiale è che non risparmia nulla, non risparmia neanche i civili, bombarda anche le città. Un tempo invece le guerre venivano compiute
là dove c'era il territorio della guerra, non coinvolgeva i civili e neppure le città. E allora il poeta invita a non scavare più pozzi, simbolo del desiderio di vita, simbolo dell'acqua che ha molteplici significati. L'acqua è la vita, ma l'acqua è anche la purificazione, la rinascita, è il fluire dell'esistenza. Non scavate i pozzi nei cortili, i vivi non hanno più sete. Non toccate i morti così rossi, così gonfi. Lasciateli nella terra delle loro case. La città è morta, è morta. E perché, si chiede Quasimodo, perché l'uomo arriva sempre a commettere omicidi, a combattere? Perché l'uomo è senza amore, è senza Cristo. Questo lo scrive Quasimodo in Uomo del mio tempo. Quest'uomo contemporaneo che è ancora uguale a quel Caino che ha ucciso Abele, è ancora uguale all'uomo primitivo, sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Sono cambiati i mezzi tecnologici, sono cambiate le armi, eri nella Carlinga con le ali maligne, le meridiane di morte, t'ho visto dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. L'uomo uccide ancora perché ha dimenticato l'amore, ha dimenticato Cristo. E questo sangue, scrive ancora Quasimodo, odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello: andiamo ai campi. Il libro della Genesi, tratto dalla Bibbia, a cui Quasimodo spesso si ispira, e quell'eco fredda, tenace, giunta fino a te. Dentro la tua giornata, il sangue, quando viene sparso sulla terra, genera altro sangue. L'uomo sembra non aver mai imparato nulla. E allora ecco che Quasimodo sembra indicare un'unica speranza. È la speranza del salvatore del mondo, come lui scrive nella poesia natale. Non v'è pace nel cuore dell'uomo. Anche con Cristo, e sono 20 secoli, il fratello si scaglia sul fratello. Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino, che morirà poi in croce fra due ladri? C'è qualcuno che ascolta quanto Cristo ci ha insegnato? C'è qualcuno che avverte la sua presenza? Non parlano mai di morte, sembrano mosse dal vento, non si meravigliano di essere giovani e gentili. E ancora Quasimodo scrive nella poesia: tua sete, Signore, che aveva indicato e collocato in acque e terre la prima volta in cui era stata pubblicata e che poi invece è stata estromessa dalla raccolta. Quasimodo nella poesia: tua sete, Signore, dice: ho sete, Signore, ed è già sera, e l'arsura mi venne dal tuo pane che gonfia il lievito che anima le pietre. Avendo mangiato il tuo pane, avendo fatto esperienza di te, o Signore, ecco che io ho ancora sete di te.